morning. Buongiorno, io intanto mi sono sciolta la coda, sono tipo scena. Buongiorno, allora, la giornata è iniziata come sempre all'alba e lasciamo stare. Adesso siamo in cameretta, mentre Leonora sta per... mostra cenni di cedimento, diciamo. Siamo qui con Tommaso che stiamo giocando con... carta di Pokémon. Di Pokémon. Stiamo giocando con le carte dei Pokémon. Abbiamo 6 carte dei Pokémon e ci siamo inventati un gioco. E quindi stiamo giocando tipo Memory con delle carte che ci fanno perdere. Allora, oggi è martedì. Oggi a scuola. Non si va? Perché? Domani si va a scuola. A settembre. Allora, noi siamo, sono le 8:30, siamo già pronti da un po', ora giochiamo e dopo andiamo a fare delle commissioni. Ora sistemiamo Eleonora, noi ci siamo già lavati i vestiti, sistemiamo Ele che sta sbavando copiosamente e poi andiamo da Acqua e Sapone sicuramente perché devo comprare un po' di cose anche per il viaggio. E vedo se trovo anche gli smalti, anche se è difficile trovare il rosa che voglio io e il nero, non lo so, nell'acqua e sapone dove vado di solito è difficilissimo trovarli. Mamma, comunque controlliamo insieme. Assolutamente sì, e qualcosa che mi serve per il viaggio e basta, quindi nel caso ci vediamo più tardi. Adesso giochiamo. Siamo da questa sapone. Allora, la Garnier ha fatto questa linea acqua UV, nebulizzatore protettivo rinfrescante viso e corpo, e poi di questa linea hanno rimesso finalmente l'Advanced Sensitive, la protezione quella che si mette anche sul trucco, e hanno fatto anche questa, la crema anti imperfezioni protegge e opacizza, però solo 30, io uso solo 50, dicono non ci sia tutta questa differenza, però non so, e c'è anche la versione anti-età, protegge la sola. Allora, noi siamo in pausa allattamento davanti alla Lidl, siamo andati da Acqua e Sapone, abbiamo fatto delle commissioni, ora Eleonora sta bevendo il latte e adesso entriamo alla Lidl, appena abbiamo finito nel Lidl e andiamo a fare e andiamo a fare altre commissioni, vero? Sì. Vabbè, ci vediamo dopo. Dopo varie crisi, varie ed eventuali, uno dorme, due dorme dopo aver urlato come una pazza, e io ho da scaricare loro, me, il passeggino, borsa numero 1, borsone numero 2 e 4 bustoni di roba pesantissima. Come si fa? Ah, vabbè, a dopo. Dico sempre a dopo, ma è ovvio. Ce l'ho fatta, sono sopravvissuta. Ho un sacco di luce in faccia, quindi voi vedrete bene, probabilmente non vedo niente, quindi se mi vedete chiudere gli occhi, è per quel motivo. Allora, faccio un veloce svuota le buste. Diciamo che non faccio proprio uno svuota a spesa della Lidl perché a livello di food non ho comprato tanto. Ho comprato delle cose che mi servivano e che non ho avuto ieri dalla spesa di EasyCop. Questo video immagino lo vedrete dopo lo svuota la spesa EasyCop, quindi insomma è inutile fare video spesa uno dietro l'altro. Ma alla Lidl ho preso ve l'ho detto che sono andata da Lidl, poi mi pare di sì, ho fatto piccoli mini video oggi quindi non ci capisco più niente. Ho preso delle cose che appunto non sono del reparto food. Ho preso una ricarica anti zanzare, sono stata prima da Acqua e Sapone e poi da Lidl, a saperlo, perché ci ho riflettuto dopo, le avrei preso tutte queste. Io ne attacco per casa 3 o 4, quindi più o meno una in tutte le stanze, in soggiorno, in camera nostra, in camera di Tommaso, in corridoio 4, perché ho visto che se c'è una zanzara becca subito i bambini, subito, per cui a me no, sinceramente fosse per me non lo metterei neanche,
però è un'abitudine che comunque ho da casa mia, dei miei genitori, sempre d'estate, di mettere le piastrine e poi è arrivato il liquido, che è sicuramente più comodo. Quindi la ricarica per la ricarica anti-zanzare. Poi, allora, ho trovato questi. Io diciamo che tendenzialmente mi sono arresa con i ciucci, cioè lei non ne vuol sapere. Credo che sia, inizia ad essere un pochino nervosa anche per quanto riguarda le gengive, quindi si sfrega molto, sempre le mani in bocca, eccetera. La mia amica Valentina, ciao Vale, tanto lo so che tu mi segui, mi ha consigliato di prendere, perché io le avevo chiesto informazioni circa i succhiotti, i ciucci, perché succhiotti, non dico mai succhiotti, succhietto c'è scritto, i ciucci della mamma, quelli più grandi, perché io ho quelli piccolini, che però per tutti i due bambini a me sono sempre sembrati troppo piccolini, soprattutto se i bambini sono pacciocconi, insomma. Quindi le avevo chiesto consigli e lei mi ha detto: guarda, no, la sua seconda bimba ha... non sono della mamma, ma li ho presi alla Lidl e non sono del marchio Lupi Look, io pensavo fossero in linea permanente, ma sono usciti poi casualmente la settimana dopo e li ho ritrovati. Sono di questo marchio Neo Baby Light. Allora, qua c'è scritto 12 mesi, lei in realtà gliela ha dati da subito. A me sembrano grandicelli, cioè non da subito, perché anche la sua bambina ha preso, è nata gli stessi giorni, c'era una vespa che stava per entrare. È nata esattamente un anno prima di Eleonora e non voleva sapere di prendere il ciuccio e ha iniziato a prenderlo in estate, quindi 4 mesi più o meno, insomma, come sarà Eleonora tra qualche giorno, cioè tra 3 giorni. E quindi ho detto: senti, erano anche in offerta 2 ciucci, 3,49, dice che lei vuole solo questi adesso, dopo che il primo figlio ha usato solo mam, di mam non ne ha voluto sapere, io per 3,49 ci butto gli ultimi 3,49 euro, ma lei che vada li userà per mordicchiarseli, per giocare, non lo so. Questo è l'ultimo grido disperato, l'ultimo tentativo disperato. Ieri leggevo un post su, non so se conoscete la pedagogista Roberta Cavallo, slash mi pare Bimbi Veri, anche su Instagram, ha pubblicato un post di quanto sia, diciamo, spiegava il perché bisognerebbe crescere i bambini senza ciuccio. Cioè, da un lato potrebbe anche avere ragione, però dall'altro. Allora, ho trovato da Lidl, ho ritrovato questi due. Allora, io è qualche anno che cerco di prediligere gli shampoo naturali, più naturali possibile. Ne ho provati tanti, non mi sono piaciuti, cioè praticamente quasi nessuno. Per un periodo usavo sempre i provenzali all'erba cappuccina, poi di improvviso non mi è più andato bene. Questo, ragazze, questo shampoo Wild Rose, io odio la rosa, ma questo shampoo, c'è anche il shower gel, è meraviglioso. Se vi capita di, non so, odiare gli shampoo naturali perché vi seccano i capelli, soprattutto con i ricci, sembra che non fanno schiuma, quindi sembra che non lavino, provatelo. Male che vada, lo fate usare al vostro compagno, merita quello. Ma soprattutto, finalmente, dopo mesi e mesi e mesi, ho ritrovato qualche referenza della PH Bio, non i prodotti nuovi che da poco ho visto nel video di Melania, che parlava di cuore alla mela verde, mi pare della maschera alla castagna. Io non ho più, l'anno scorso ero tutti i giorni da Lidl, quindi seguivo bene le uscite, le offerte eccetera, ma quest'anno, perché avevo il nido che era lì vicino, non è nel mio quartiere, quindi quest'anno non mi ci trovo e ci sono andata poco e niente. Avevano levato da mesi la permanente, che ha poche referenze di questa linea, ma finalmente c'è, e mi sono ripresa 2 bocce di shampoo al timo, che è sicuramente il mio preferito, un bagno corpo, questi mi piacciono tutti, la profumazione, questa è l'Achillea, ma non... La profumazione, lascia il tempo che trova, non è importante. E poi, questa è una delle ultime uscite che ha fatto, di quelle proprio in edizione limitate che porta, e mi sono detta: ah, la vorrei provare, ma chissà se mai la troverò. E tra le cose, diciamo, spostano dagli scaffali, no? Mettono le cose delle settimane passate, poi le mettono gli avanzi, tra virgolette, le referenze che avanzano, le stipano tutte insieme, da me di fronte ai surgelati. E c'era questa linea Bio Bebè, prodotto biologico,
e ho preso due sapone liquido e un bagno corpo e capelli, tanto con tutti e due i bambini a voglia tra manine, bidet, cose varie, eccetera, eccetera. Se ne vanno. Poi ho preso a Tommaso questo. Così ce lo portiamo in viaggio. 100 stickers di Bob aggiusta tutto. No, 100. 100 niente, sono 1001. Colore risolvi enigmi dai 4 anni. Ci sono questi stickers che sono piccoli, piccoli, piccoli. Quindi ce n'è da staccare. Vedete, tanti enigmi, tanti giochini da fare, cose da colorare, stickers, insomma, sperando di passarci un pochino il tempo. Terrorizzata da questo viaggio. E poi oggi sono andata, siccome sono andata prima da Acquasapone e so che da Acquasapone, cioè, hanno sempre il reparto giochini, no? E mi sono detta, vediamo se, siccome hanno anche le cose della Kiko, eccetera, se c'è un giochino per Eleonora. Non le ho comprato nulla, lei ha ricevuto in regalo il guantino, il guanto che si muove, insomma, di stoffa con le punte, con le marionette che fanno un rumore, eccetera, eccetera, di diverse texture. E poi ho due cose di Tommaso proprio da mettere in giochino, da mettere in bocca di silicone. Siccome la vedo molto interessata. A differenza di quanto non fosse Tommaso, infatti io a lui ho comprato da neonato praticamente niente, le ho comprato questo. Questo è, e dicevo, quelli della Kiko di Acquasapone li ho lasciati, a parte che costava 20 euro, ma poi non so, le referenze che c'erano, oggi la parola del giorno è referenza, non mi piacevano, ho lasciato stare e ho fatto bene perché senza saperlo. Alla Lidl c'erano dei giochini per neonati e c'era questo che è il classico serpentino, ora è un po' storto, da attaccare o al bracciolo dell'ovetto davanti o al passeggino con la luna, la stellina ASMR, sonaglietti, orsetto con finto specchietto, cosino da mangiucchiare. E purtroppo qua sicuramente ce n'era un altro, ma siccome non erano impacchettati, ma erano sfusi così messi nel cestone, sicuramente mi sono persa uno di questi. Ma una cosa così dovrei averla di Tommaso, di un giochino rotto, quindi gliela attacco qua. E questo costava 9,90. C'erano anche altre due tipologie tre tipologie di giochini, sono carini. Se avete dei neonati a cui fare un regalino, buttateci un occhio. Mamma mia, sto video sarà lunghissimo. Veloce carrellata su. Aspettate. Ah, si è acceso. Questo è il monitor di Motorola che io ho. Ma purtroppo la batteria è una ricaricabile, ormai si è fusa l'altro giorno, quindi deve stare sempre in carica, ma appena la tocco in carica non si attacca subito, quindi mi sa che devo comprare un'altra batteria. E ho Eleonora addormentata fortunosamente, non fortunatamente, boh, fortunosamente addormentata, quindi ogni volta ovviamente mi porto il monitor. Allora, salviette che mi piacciono sempre moltissimo sono queste della Nata Baby. Ho preso due pacchi grandi. Non sempre si trovano, un pacco piccolo. Ultimamente ho fatto un sacco di scorta di salviette. Altra scorta di scatole di Kleenex. Questi sono Kleenex proprio, sono morbidissimi. Queste sono veline un po' cartavetro, però noi ne usiamo un sacco. Per i bambini soprattutto, io la tengo in camera di Tommaso, in camera mia sul mio comodino e in soggiorno, ne usiamo moltissime. Ho preso questo che si chiama Ercolino, il portapannolino, sono fondamentalmente delle buste che mi tengo per il viaggio, 50 sacchettini profumati che promettono di mantenere all'interno bene l'odore del pannolino senza farlo fuoriuscire. E per il viaggio appunto mi porto questo
questo. Poi c'erano in offerta i carefree, che noi in italiano li chiamiamo così, con la tessera 1,99 e ne ho presi 3 pacchi, e in regalo mi hanno dato le salviette intime alla camomilla. Poi ho comprato questi sticker di sticker colorati e profumati con oli essenziali naturali micro incapsulati, e sono 12 adesivi anti zanzare per i bambini. Per il viaggio ho preso anche il dentifricio di Tommaso, che è l'acqua fresh da 1 a 5 anni, piccoli denti. Poi ho preso un igienizzante, che serve sempre. Ah, prima di vedere le cose della Lidl, ho preso, questo l'ho sempre voluto provare in realtà ed era in offerta, il sapone del Mugello extra puro, e buonanotte alla lavanda. Senza sapere della Lidl, again, ho preso dei liquidi anti zanzare. Allora, ho preso uno 60 notti della Ride, che è attivo contro zanzare tigre e zanzare comuni in odore, e uno all'aroma di eucalipto, che invece è solo contro le zanzare. Ah, non, per tu, scusate, 60 notti e 30 notti, normale eucalipto. Ecco. Poi ho preso anche le salviettine della Chicco, sempre salviettine rinfrescanti e protettive per per Eleonora, fondamentalmente, per tutti e due, però Eleonora magari gliene metto un pochino qui, insomma, i punti dietro le gambe, insomma, punti in cui non si tocca, e il resto lo spalmo su Tommaso. Il mio deodorante dell'estate, che, per cui io uso soltanto in casa i deodoranti naturali, ma quando esco devo usare per forza Nivea. Balsamo Splendor al fiori di mandorlo e karité. Senti. Tommaso ha arraffato i cerottini del Re Leone. Ho fame, devo mangiare, non capisco molto, sono sveglia da prestissimo, sono un po' fusa. Ricarica di Gillette. E nel reparto profumeria, finalmente, ho trovato entrambi. Ho trovato sia, quindi, i miei due colori, il 674 Noir Noir, il 114 Nude. Stamattina ho detto Mademoiselle, no, quello è Sfera e Basta, Nude Demoiselle. Quindi non vedo l'ora di levarmi le unghie da strega e rifarmi una manicure fatta bene. Ci provo anche quest'anno. L'anno scorso ho comprato un mascara waterproof, di Essence, mi pare, che è sempre stato secco, quindi non l'ho mai potuto utilizzare. Per il parto volevo, sono in farmacia, ho preso di Astra, mi pare, un mascara, per scoprire poi che tra i due avevo acchiappato quello non waterproof. Ci riprovo. Era in offerta questo Rimmel 100% waterproof mascara, senza così parte né parte. Era in offerta a 6,80-6,90, quindi l'ho preso. Perché insomma vorrei al mare almeno sistemarmi le sopracciglia e mettermi il mascara. Non dico molto, ma almeno quello. Volevo vedere. Tra l'altro c'è questa cosa, prova a vincere un voucher last minute, valore di 50 euro. Ovviamente figuratevi, lo vincerò io sicuramente. Conserva lo scontrino, vabbè, mo controlleremo. Questo è il mascara, che piccolino poi. Beh, 8 ml. Quanto sono i mascara? 11? È piccolino, e questo è lo scovolino. Molto classico. Speriamo che ci sia prodotto, quantomeno, che sia waterproof. Ok, vi ho fatto vedere tutto, sì. Quindi il video di oggi sarà lunghissimo, al massimo taglierò qualcosa dei video precedenti. Va bene, buona giornata, a domani!